Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style 7/2023, quindi di luglio 2023. La gonna numero 103A dalla taglia 36,44 a 2 pallini su 4 di difficoltà. Taglio jeans in versione casual chic per la gonna in denim bianco, leggermente svasata e di lunghezza che sfiora il ginocchio. È un modello, questo, che svasato allungherà la figura. I modelli delle gonne svasate danno l'illusione ottica di allungare la figura. Short numero 129A, le taglie vanno dalla 36 alla 44, è a un pallino su 4 di difficoltà e le taglie vanno dalla 36 alla 44. La spugna è il tessuto dell'estate, morbida, confortevole e non si stropiccia ed è super trendy. L'abbiamo scelta per questi short dalla linea fluida, con culisse elasticizzata e regolabile grazie al cordoncino inserito, e belli e pratici e sono assolutamente facili da confezionare, adatti quando per esempio andiamo al mare oppure dobbiamo fare anche una passeggiata in estate, fare workout in estate, ed è un modello molto molto facile. L'abito che vediamo qui è un abito numero 101, le taglie vanno dalla 34 alla 42 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. È un modello classico che mi piace tantissimo. La particolarità è il corpino, la parte di sopra. Il corpino è tagliato in vita e poi ha la particolarità dello scollo impunturato che forma le spalline. Molto molto chic. Qui abbiamo invece la giacca numero 104 che va dalla taglia 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. È elegante, più elegante di un cardigan, abbinato alla gonna che è la numero 117 che va dalla taglia 36 alla 44 e 2 pallini su 4 di difficoltà. La gonna ha portafoglio che è caratterizzata da tutti questi bottoni che ricordano i bottoni della giacca. E tra l'altro qui abbiamo anche la scuola di cucito per quanto riguarda la gonna. Quindi se vuoi cimentarti su una gonna a portafoglio, questa è la rivista giusta. Short numero 116, le taglie verranno dalla 36 alla 44 e a 3 pallini su 4 di difficoltà. I pantaloni sono stati realizzati in cotone con zip nel centro davanti e tasche alla francese. E poi sono arricchiti da un'alta cintura, quindi a questa cintura. Questi sono molto, ovviamente, molto estivi, più per uscire secondo me più che fare jogging. Bellissimo abito a tubino numero 119, è un modello facile e va dalla taglia 36 alla 44 e ha un pallino su 4 di difficoltà. È facile e veloce e di grande effetto. È stato realizzato in jersey operato, ha una scollatura arrotondata più profonda poi nella schiena, come possiamo vedere qui. Ecco qua il figurino è più profonda nella schiena. Le maniche sono corte, ma potremmo anche allungarle volendo. Il tessuto che è stato utilizzato è un tessuto elasticizzato, quindi non occorrono pants e neanche cerniera lampo. Questo sarebbe da provare. Qui abbiamo il modello che arriva fino alla taglia 48 ed è la camicia lunga, è la numero 119, la taglia va dalla 36 alla 48 e a 3 pallini su 4 di difficoltà. La linea è oversize, quindi una lunga camicia con arricciatura sulle spalle. E poi è caratterizzata da ampie maniche che sono state racchiuse nei polsini. L'orlo è arrotondato ed è super consigliato da utilizzare come copri bikini, quindi come copri costume. Maxi abito, mi piace moltissimo, è il numero 102, le taglie dalla 36 alla 44 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È lungo fino alla caviglia, ampio e ha le spalline annodate a fiocco che ricadono sulle braccia, molto molto carine. Vediamo anche qui il modello, cioè il figurino, è veramente molto molto bello, mi piace tantissimo. Si può realizzare o in tinta unita oppure, come qui suggerisce, con grandi motivi. Un altro abito che mi piace moltissimo è anche questo, che è l'abito midi
Numero 105, le taglie dalla 36 alla 48 e due pallini su 4 di difficoltà. La linea è morbida e leggera ed è un passepartout, assolutamente d'accordo, anche perché è un classico abito questo che possiamo indossare sia per andare al mare come copricostume oppure per andare a mangiare una pizza. Tutto dipende anche dalla stoffa che utilizziamo, quindi dal colore e dalla fantasia. Ha il corpino a vita alta con nastri dello stesso tessuto incrociati sul dietro che fermano e decorano la scollatura. Anche questo mi piacerebbe molto realizzarlo, fatemi sapere, però tra i due vorrei prima realizzare questo, mi piacerebbe. Qua è tutta la scuola di cucito e della gonna di cui abbiamo parlato prima. Allacciatura asimmetrica, bottoni ricoperti e con la scuola di cucito step by step sarà facilissimo realizzarla. Business look, ma non troppo. La shirt è la numero 124, le taglie vanno dalla 36 alla 44, è un pallino su 4 di difficoltà, è un modello easy, quindi facile, rimane corta, con culisse e cordoncini da annodare sui fianchi. Si può indossare con, come in questo caso, con una camicia oppure anche con una maglia sotto, e in modo tale che magari il fatto che sia corta sia un problema. Molto molto originale, carina. In questa pagina abbiamo la shirt che vediamo qui ma anche qui, che è la numero 107A, un modello che arriva fino alla taglia 48, è a due pallini su 4 di difficoltà, è stata realizzata in jersey e la caratteristica sono gli sproni geometrici applicati sulle spalle che scendono a formare brevi maniche. La linea è dritta, sta ben indossata sia fuori sia dentro la cintura di gonna e pantaloni. Mi piace moltissimo. Qua infatti è stata abbinata a questi bellissimi pantaloni. Pantaculotte sono numero 123, le taglie vanno dalla 36 alla 48 a due pallini su 4 di difficoltà. Sono stati realizzati in leggera viscosa fantasia e sono perfetti per le giornate calde. Qua sono stati indossati con la shirt che abbiamo visto prima. Possono essere indossati anche con una maglia più aderente indossata fuori dal pantalone. Blazer numero 122, le taglie dalla 36 alla 44, è a 3 pallini su 4 di difficoltà e chiaramente il blazer lo dobbiamo sempre avere nel nostro guardaroba e questo è di linea molto semplice, è tagliato in vita, revers allungati e battonatura bassa con tasche profilate. Questo è un passepartout. Meravigliosa è la blusa numero 110, le taglie dalla 36 alla 48 e a due pallini su 4 di difficoltà. Anche questo modello parte dalla 36 e arriva fino alla 48. Un taglio ampio, linea trapezio, è stato realizzato in viscosa e ha delle ampie maniche corte che ricadono morbide dalle spalle. Abito numero 106, taglie dalla 36 alla 48, a due pallini su 4 di difficoltà, è caratterizzato da un corpino ben definito e la scollatura a V, punto vite alto, leggera ricciatura che dà morbidezza alla gonna e un abito con i dettagli couture che è sdrammatizzato da leggero tessuto a righe pastello. Chiaramente noi possiamo utilizzare come modello anche tessuti diversi, in questo caso è stato utilizzato anche un misto cotone e anche di questo abbiamo la scuola di cucito. Il blusone numero 108A, taglie dalla 36 alla 44 e 3 pallini su 4 di difficoltà. E questa invece è un'alternativa al blazer ed è il blusone leggero. È stato realizzato in nylon e caratterizzato da una zip centrale e una culisse all'orlo e alle maniche che la rendono particolarmente sportiva. Allora, abito numero 121, taglie dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4 di difficoltà. È un classico tubino che è aderente ed è caratterizzato da questa serie di pieghe che si aprono dalla cucitura divisoria del davanti, formando un motivo a drappeggio. Veramente molto molto bello, mi piace tantissimo. Ricordatevi che se avete un fisico a mela, quindi un pochettino di pancetta, vi sconsiglio di cucire questo tipo di tubino. Abito numero 120, mi piace tantissimo, va dalla taglia 36 alla 44 e da due palline su 4 di difficoltà. È anni 70, soprattutto per quanto riguarda il tipo di tessuto, rimane svasato e il corpino è tagliato sotto il seno e le spalle che scendono a formare
motivo di mini maniche e una zip nel centro dietro. Anche questo mi piacerebbe moltissimo farlo ed è stato realizzato in viscosa. Gonna numero 103B, taglia dalla 36 alla 44, due pallini su 4, gonna elegante, classica, tasche con taglio obliquo, caratterizzano questo modello che è stato realizzato in jacquard. Qui c'è tutta la scuola di cucito dell'abito che abbiamo visto prima, ecco qua tutto spiegato passo passo. Qui abbiamo una moda sportiva, moda per il golf, quindi sempre in movimento. Abbiamo il gilet qui che è il 125, taglia 36-44, a due pallini su 4 di difficoltà ed è stato realizzato in nylon e garantisce comfort e libertà di movimento. Mentre qui per uomo abbiamo i Bermuda che sono il numero 131, le taglie dalla 46 alla 56 e a tre pallini su 4 di difficoltà. Sono molto eleganti, secondo me, non solo per giocare a golf, ma anche per andare a mangiare una pizza, uscire la sera, fare una passeggiata. Diciamo che sono dei pantaloni molto versatili, secondo il mio parere, per l'uomo. Top numero 126, taglie 36-44, a due pallini su 4 di difficoltà e ha uno scollo a vogatore. Ed è aderente, ma non costringe, grazie sia ai tagli ben strutturati, infatti è caratterizzata da vari tagli. Come potete vedere qui nel figurino, è realizzata da vari tagli. Come vi dico sempre, quando sono presenti questi tagli, si possono realizzare con tessuti sempre dello stesso consistenza, cioè in questo caso le stoffe consigliate sono il jersey, quindi dovete sempre utilizzare il jersey e comunque tessuti elasticizzati. Ma per esempio la parte del davanti, come vediamo qui, si può fare di un tessuto di colore diverso oppure con una fantasia particolare, quindi possiamo dallo stesso modello e cartamodello realizzarne di altri con fantasia e originalità che sembrano diversi. E io questa la voglio assolutamente fare perché mi piace tantissimo. I short, eccoli qua, sono il numero 128, vanno dalla 36 alla 44 e sono due pallini su 4 di difficoltà. Sono piacevoli da indossare perché sono molto morbidi e leggeri. Sono caratterizzati dall'elastico in vita e spacchi arrotondati e sono un must di ogni guardaroba sportivo. Qui abbiamo i leggings numero 113, taglia dalla 36 alla 48, due pallini su 4 di difficoltà. E anche i leggings sono dei pantaloni che ho sempre desiderato fare come tutorial. Io li ho fatti per conto mio, mi sono fatta tutto l'abbigliamento sportivo per andare in palestra. Tra l'altro ho fatto anche due video tutorial su come cucire una canotta per andare in palestra e questi mi piacciono particolarmente perché, come possiamo vedere, sono formati da vari tagli e possiamo realizzare in tessuti diversi. Quello che io vorrei fare è la parte bianca sul davanti e il nero nei fianchi. Ho questa, anche una maglia così vorrei fare per fare workout. Sono adatti sia per fare workout, per andare in palestra, per fare la corsa, ma possiamo realizzarli anche per stare in casa e stare comode in casa. E abbiamo il blouson che è il numero 108B, taglia 36-44, tre pallini su 4 di difficoltà. L'abbiamo visto prima, questo è stato realizzato in nylon e che è ideale come tessuto per proteggere dall'aria fresca, dall'umidità e dalle gocce di pioggia, quando per esempio si va a correre. Bel capo anche per chi non fa sport, ovviamente. Pantaloni per bimbo sono i numero 132, taglia dalla 98 alla 128, due pallini su 4 di difficoltà. I pantaloni cargo con le tasche applicate e cintura elastica copieranno lo stile del papà che si potrà vestire come il figlio. Quindi molto carina l'idea anche di vestire il papà simile al figlio. T-shirt numero 107B, taglia dalla 36 alla 48, due pallini su 4 di difficoltà. Questo modello quindi arriva fino alla taglia 48. È stata realizzata in jersey funzionale traspirante che sorprende con un originale motivo sulle spalle. Quindi la caratteristica è proprio il motivo sulle spalle. Abbinati ai pantaloni numero 127, le taglie dalla 36 alla 44 e tre pallini su 4 sono stati realizzati in jersey tecnico e sono comodissimi da indossare sia la mattina ma anche la sera. E qui invece abbiamo i pantaloni per
uomo. Sono il numero 130, taglia dalla 46 alla 56, a 3 pallini su 4. Sono una linea classica, dettagli cargo, realizzati in misto o cotone e si aggiungono due piccole pieghe sulle ginocchia e sono simili a quelli del bambino che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo sia il cartamodello per realizzare i pantaloni per il papà che per il bimbo. Qua abbiamo bici, quindi per andare in bici. Ovviamente questi possono essere utilizzati anche per andare in palestra. In questo caso abbiamo una t-shirt che è la numero 111, taglia 36-44, 3 pallini su 4. Ha un'allacciatura a zip sulla parte davanti e un'ampia tasca sulla parte del dietro, quindi dove possiamo mettere per esempio il cellulare, le chiavi di casa e via dicendo. Qui invece abbiamo il modello, che è un modello che arriva fino alla taglia 48 e sono pantaloncini da ciclista, numero 114, taglia dalla 36 alla 48, 2 pallini su 4 di difficoltà. Anche questi sono stati realizzati in un tessuto tecnico, ben aderenti e hanno un taglio a baschina e inserti laterali. Sono uguali a quelli che abbiamo visto prima, solo che rimangono a ciclista, quindi corti. Leggings con gonnellino. Sono il numero 115, taglia dalla 36, arriva fino alla 48 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà, classici, con un tocco in più ispirato all'abbigliamento da tennis, perché sono caratterizzati da questo gonnellino attaccato appunto al punto vite. Ovviamente noi possiamo realizzarlo o meno, quindi possiamo realizzare i pantaloni senza il gonnellino. Le stoffe consigliate sono jersey funzionale. La gonna che vediamo qui è la numero 118, va dalla taglia 36 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è una gonna a portafoglio, è caratterizzato da pieghe ma solo sulla parte del davanti. Short numero 129B, taglia 36-44, un pallino di difficoltà, questi li abbiamo visti anche prima, con cinturino elastico e cordoncino regolabile, sono facili da confezionare. Mentre in questa pagina abbiamo i Bermuda per il bambino, che sono il numero 133, taglia 98-128, 2 pallini su 4. E questi sono molto utili se avete dei bambini, quindi avete anche poca stoffa, diciamo, è necessaria per poterli cucire. E sono stati realizzati in un leggero poliestere. I tessuti consigliati appunto sono il poliestere, ma anche cotone. Surf, shirt numero 112, e questa mi piace veramente tantissimo. Questa la voglio realizzare, va dalla taglia 36 alla 44, 3 pallini su 4, è aderente, un tessuto adatto alla spiaggia e infatti protegge dai raggi del sole. È perfetta anche per il relax solo sotto l'ombrellone, ma secondo me è perfetta anche per farci una bella maglietta, una bella shirt per uscire, anche perché è caratterizzato da vari tagli, per cui possiamo realizzarla anche con tessuti diversi, collo in un tessuto diverso rispetto alla maglia. Bellezza in vacanza. Abbiamo il cucito creativo, abbiamo il beauty case, che è veramente molto, è un classico beauty case. E qui c'è tutta la spiegazione passo passo. Qui abbiamo invece una fascia per capelli, che è un accessorio indispensabile e facile, e ha il velcro nella parte del davanti, e questo è il cartamodello per poterlo realizzare. Io avrei dovuto fare tempo fa una fascia per capelli proprio fatta in questo modo, perché è utile soprattutto quando è utile, insomma, utilizzata soprattutto per chi, per il trucco e la skin care. Abbiamo sfogliato insieme Burda Style di luglio 2023. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, se comprerai il giornale e quali modelli vorresti realizzare. Scrivimelo nei commenti, quindi lasciami un commento, sia un commento per farmi sapere se ti è piaciuto oppure un semplice cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Lasciami un bel like e condividi il video e il canale nei tuoi social in modo tale che possa crescere sempre di più. Io ti mando un grande bacio, sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao, buon cucito e alla prossima!